Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel, nuovo video unboxing dedicato a prodotti import con audio italiano. Qui ho due prodotti tedeschi con traccia italiana inclusa. Stiamo parlando di due classici del cinema italiano degli anni 70, uno girato nel 1971 da Mario Bava, l'altro invece da Carnimeo nel 1972. Il primo, andiamo in ordine di produzione, è il film Reazione a catena, edizione import tedesca nella versione hard box. Non mi ha mai fatto impazzire il formato hard box, sono diciamo quei packaging stile VHS degli anni 80 e devo anche essere sincero, non mi piace molto nemmeno l'artwork che è stato utilizzato per questa edizione, però è un'edizione molto limitata. Infatti questa edizione limitata, sole 11 copie, la mia è la copia numero 0, ecco qua, come potete vedere, vi faccio vedere anche da un'altra angolazione che facciamo prima, edizione speciale, quindi in questo formato. Stiamo parlando di un pre-slasher italiano, raffinato come pochi, secondo la critica, ma anche secondo me, uno dei migliori film diretti da Mario Bava. Si tratta di uno dei film più spietati e cinici diretti dal regista Bava, a tratti anche abbastanza delirante. Peraltro nel secondo capitolo di Venerdì 13 viene ricreata anche una sequenza molto simile al film di Bava, dove praticamente ci sono due amanti che vengono impalati dal killer, in questo caso da Jason, mentre fanno sesso. Bella anche la scena dell'uccisione di un hippie con l'utilizzo di una roncola. Soggetto scritto da Dardano Sacchetti, effetti curati da un certo Carlo Rambaldi, che poi qualche anno dopo diventerà famoso anche per pellicole come Profondo Rosso ed E.T., pellicola che era già uscita anche, io ce l'ho in collezione, nel cofanetto della Arrow Video. Io ho dato una veloce occhiata sia ad un disco, quello della Arrow Video, che ormai è uscito da diversi anni, e a questo qui, appunto dell'edizione tedesca. Non sono un esperto audio video, però sinceramente ho notato un po' di differenze e la qualità di questa edizione Blu-ray mi sembra migliore anche a livello di contrasto, insomma. Da segnalare anche le musiche molto belle di Stelvio Cipriani. Mentre il secondo film invece, che è stato diretto da Giuliano Carnimeo nel 1972, è il film Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer, con protagonista abbiamo qui Hedwig Fenech. Vi faccio vedere anche in questo caso l'artwork fronte e retro, anche questa è un'edizione molto limitata, soltanto 22 copie, uscita appunto in commercio in questa versione hard box. Un thriller giallo che è stato scritto da Ernesto Gastaldi, interpretato appunto da Hedwig Fenech con George Hilton. Praticamente di cosa parla il film? In un palazzo avvengono due omicidi e la bella Jennifer si rende conto di poter essere la prossima vittima. Pellicola che ho visto diverso tempo fa, un buon thriller girato forse nel suo periodo migliore, dove ha avuto maggior fortuna questo genere di pellicole, questo thriller giallo dove i delitti vengono poi anche inscenati piuttosto bene. Che dire, quello in ascensore oppure anche quello che avviene nelle caldaie ad esempio del condominio sono piuttosto ben fatti. Poi il duo Fenech e Hilton se la cavano anche abbastanza bene. Le musiche di questo film sono state curate invece da Bruno Nicolai. Non ho acquistato la colonna sonora, ma prossimamente, se dovesse uscire una versione nel formato LP, vorrei recuperare, perché comunque sono molto belle le musiche di Bruno Nicolai. Entrambe le edizioni possono vantare anche di contenuti speciali che sono state curate da Eugenio Ercolani. Per quanto riguarda il film con la Fenech, vi leggo i contenuti speciali perché ce li ho segnati qui su questo foglio. Allora abbiamo praticamente un commento audio in lingua tedesca, poi abbiamo un trailer, un'intervista esclusiva con Danilo Massi che dura 17 minuti, e poi abbiamo delle scene alternative e un finale diciamo allungato. In più abbiamo anche un'intervista fatta con Ernesto Gastaldi che dura 16 minuti. C'è da dire che a giugno è uscita un'edizione 4K in America per la Celluloid Dreams. Io non l'ho recuperata, anche perché
i prezzi sono anche abbastanza alti per farli arrivare in Italia. Edizione che può vantare anche diverse interviste interessanti. Abbiamo una fatta a Gastaldi, una a Carnimeo, più un'intervista fatta a Hilton e un'intervista fatta a Paola Quattrini. Le ultime due sono presenti anche nell'edizione della Shameless, uscite in commercio diverso tempo fa. Complessivamente più o meno un'ora di contenuti speciali. Vi faccio vedere anche velocemente l'interno di queste edizioni, molto molto semplici. Ripeto, non mi fanno impazzire gli art box, preferisco i media book. E poi invece qui abbiamo l'altro film con la Fennec. Ok, termina qui questo breve video unboxing dedicato a queste due edizioni import tedesche con audio italiano. Io vi ringrazio per aver visionato questo video, se vi è piaciuto magari metteteci pure un like, commentate e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video unboxing. Ciao a tutti!